Verdi, Real Monza 2016, sono primi in classifica ma stanno perdendo 1-0 con il CPA che sono ultimi in classifica, 0 punti, ma devono fare ancora due partite. C'è grande rivalità tra questi due ragazzi, tra queste due squadre, perché frequentano entrambe il centro provinciale istruzione adulti di Monza. Sono ragazzi che da un anno e mezzo a Monza, vengono da vari paesi africani, sono la maggior parte profughi e rifugiati politici, ci sono alcuni sudamericani anche. Dopo questa partita ci sarà una sfida importante tra i ragazzi del centro Mammarita e i giovani della UPF Sport for Peace, e poi l'ultima partita ancora con il CPA Monza contro il Mutar. Tutte le squadre possono ancora vincere il trofeo della pace. La classifica prevede Real Monza ad oggi, prima di queste partite, Real Monza e CMR 50, i ragazzi del centro Mammarita hanno 5 punti, UPF Mutar 4 punti e 0 punti il CPA, che però ha una partita in meno che farà oggi. Quindi il campionato, il trofeo della pace è apertissimo a qualunque risultato. Naturalmente qui siamo tutti dilettanti, tranne gli unici professionisti in campo sono gli arbitri. Gli arbitri della sezione arbitrale della WISP, con Saronni e Nicola. Ragazzi di UPS, spettatori interessati, spettatori disinteressati, vi chiamo a premiare la terza squadra classificata della Freedom Cup, che verranno qui e gli diamo le medaglie. Sono la Spallanzani United. Spallanzani United che premia la Laura Monasco. Sì, vieni, vieni. Spallanzani United, venite che ci sono le medaglie. La squadra che ha perso nello Spallanzani United, chi viene qui? E poi dobbiamo dare la Carlo, se mi viene a aiutare qui, se no non riesco a prendere la mia. Non abbiamo per tutti, però dai, mettiamole. Qualcuno le mettiamo e poi gli altri gliele diamo. Se no passiamo la serata qui, Siamo contenti. Il capitano, Calzettoni. Ecco qui. Un applauso. Bravi ragazzi. Dai, mi diamo, ragazzi, non è affidata. Ci sono quasi per tutti, dai. Questi ragazzi sono dei rifugiati, quindi non parlano italiano. Adesso, secondo premio della Freedom Cup, la squadra dei colori di Federico. Dov'è la squadra dei colori? Eccoli, bravi. Quanti siete rimasti? Vabbè, avete giocato alle 3, giustificato. Federico, aspettate un attimo. Allora sì, vediamo il gancio perché c'è tutto segnato, una serie di pantaloncini. Federico, serie di pantaloncini. Ho sentito, è per educazione. Arrivano intanto. Sei qui, sei. Allora, Carlo Zonato premia i ragazzi della squadra dei colori. Grazie.
famiglia, dopo la moglie. Una serie di pantaloncini che li vedete tra tutti, capitano Federico, io sono solo tre, vedete lo facilmente, e l'unico dietro su Paolo Michele. Ci sono tante deviazioni, quindi c'è un po' di confusione, siete pazienti. Siamo in desiderio il gruppo. Sì, vediamo tutto il bello. Qualcuno sta parlando. Ma tanto si scatta l'atmosfera, dai. Presidente è molto. E l'altra gliela dai al capitano, insieme a Pantoloncini. E allora la squadra vincitrice della Freedom Cup. Il nome complicato per me che parlo poi in inglese. All Star Footies! La coppa! Io non ci vuoi dare la coppa! Prendi il vino! Sì! E hanno anche loro le medaglie quelle. Allora, la coppa! No. Roberto si fida sul e poi diamo degli scianti, degli sciampetti anche, diamo sponsor che ci hanno dato gli scianti, di no. Se che la premiazione ci va a mettere. Proprio bravi questi ragazzi, un applauso che ha vinto la Freedom Cup. Oh, stai allora della Freedom Cup, questo ragazzo qui ha un premio, ha una busta, ecco qui, magliette e pantaloncini apposta per te, bravo, complimenti. Adesso premiamo la, stavo dicendo la cassa arbitrale, la sezione arbitrale della WISP di Monza rappresentata Alberto Saroni, bravo Alberto, gli diamo la medaglia d'oro d'argento, come la merito, oro, le medaglie d'oro, la seconda di prova per il primo anno, e la rivista Voci di Pace, grazie. Adesso vediamo la quinta squadra del Trofeo della Pace che è il CPA Monza. La Laura vuole premiare il CPA Monza con le medaglie e la serie di magliette. Un applauso a questi ragazzi che ci piacciono. Complimenti al CPA. Bravi ragazzi. E basta per ora.
Dani, però togliete anche il alla e la cava. Sì, che è da ricevere, ciao, basta. Dai, non è da che vuole. Allora, ragazzi, per il terzo posto ci sono due squadre a pari merito, pari in tutto, pari in tutto, il Real Monza e il Mutar sono terzi a pari merito, non so come fare, venite, Mutar, Mutar. Allora, Mutar e Real Monza per il merito terzo posto, hanno le magliette, se pegna si danno piani, dai. Aspetta, adesso sto a lavorare, che cosa ragazzi, qui, vieni qua, vado avanti. È già diventato famoso lui. Lui, anche davanti alla telecamera. Dai, mettetevi la vita lui. Dai, dai, vedi qui. Dai, dai, ragazzi, siamo in difficoltà per il miglior portiere e il miglior giocatore. Volevo chiedere ad Antonio se mi suggerisce un periodo video, se mi suggerisce quale. Sì, saranno le quattro squadre che partecipano. Abbiamo le magliette verdi per il Mutar e poi se vengono intanto quelli del Real Monza. Real Monza terza a pari merito. Sono presi, me l'ha fatto. C'è Fossati che premia Real Monza, premia Real Monza! E poi vi diamo anche le magliette rosse. Devi fare il riscaldamento? Adesso! Diamo anche gli scialbi a tutte le squadre. Guardi che non possiamo poi trasmettere, c'è il millennio. Lui è contento, poi lo tagliamo. È generoso, grazie. E più gli scialbi per la persona. Allora, il secondo posto, bravi! La coppa del terzo posto, chi la vogliamo dare? Mutar o Real Monza? Real Monza! Real Monza! Vediamola a Real Monza, Matteo! Dai, Real Monza! E voi? Non ci sta nemmeno! Carlo Donato dalla coppa per il secondo posto ai ragazzi del centro Mammarino. Bravi! Bravi! E medaglie anche! Secondo posto centro Mammarino! Bravi! Dai,
aspetta un momento. Vai ragazzi. L'ultimo. La coppa è dell'ultimo. Ministro, non ci fermi un momento. Aspetta che facciamo la foto. Dov'è la foto? Ma loro non sono con voi. Ramone, hai un'altra squadra. Sono i primi. Un attimo che poi prendiamo il miglior giocatore e il miglior portiere. Che tanto sei giovane. Secondo posto. Bravi questi ragazzi, ecco. Del centro della marita. Bravi. Complimenti, secondo posto. Miki, mettiti in mezzo. Allora, che non sono giunta di questa. Italia 1. Antonio. Antonio. Ma lui non c'è più quello frasco. No, lui no. Bene, allora visto che ci siamo, per concludere, prendiamo come miglior portiere il portiere dell'AUTF, Matteo Barrero! Abbiamo con noi Carlo Chierico, presidente dell'UPF Monza. Ecco, un commento sulla finale di questa partita. Allora, guarda, innanzitutto è tutto molto divertente, i ragazzi si divertono molto, è veramente un bel pomeriggio, l'insegna dello sport, dell'amicizia, dell'integrazione e della coesione sociale. Come organizzatori siamo veramente contenti, devo dire molto stanchi, ma particolarmente felici, le cose stanno andando bene, i ragazzi si divertono, c'è tanta gente in tribuna che tifa, è veramente un bel pomeriggio di sport. Ecco, quali sarà, diciamo così, le premiazioni di queste squadre? Cosa porteranno a casa oltre a un titolo? Allora, no, la cosa simpatica è che abbiamo medaglie per tutti, le coppe per tutte le squadre e poi abbiamo tantissimi gadget, pantaloncini, magliette, calzettoni, tutte cose tecniche sportive che saranno molto felici di ricevere. Ecco, quantificando, quanti sono gli atleti che hanno partecipato a queste gare in totale? Sì, circa un centinaio di ragazzi di tantissime nazionalità, c'erano due squadre di italiani, poi sei squadre composte da persone di tante nazionalità, c'era il Centro Mammarita di Monza, veramente un'istituzione benefica, i nostri giovani della UPF Sport for Peace che sono in ballo per vincere il trofeo quest'anno e poi l'associazione Mutar e il CPA di Monza che era qui con due squadre. Sentite il tifo, c'è stato un quasi gol. Bene, è bello così, dai. Abbiamo con noi il delegato per lo sport Appiani, che rappresenta l'amministrazione comunale in questa giornata di sport e aggregazione. Un commento sulla vostra presenza. Sì, noi siamo ancora insieme alla UPF per questo trofeo della pace, perché riteniamo che sia un'espressione alta dello sport e dimostra come lo sport può essere un veicolo di aggregazione e divertimento, perché i ragazzi si stanno divertendo, ma siccome lo sport ha un linguaggio universale, tutti i ragazzi si attengono a delle regole e giocano gioiosi all'interno di queste partite. Perciò noi sosterremo sempre iniziative di questo genere che, come dicevo prima, mischiano cultura, lingue e religioni diverse. Abbiamo con noi Laura Morazzo, delegata alla cultura. Ecco, in modo particolare, che cos'è la Casa della Cultura? Sì, la Casa delle Culture è un progetto del mandato del sindaco che si occupa e ha come obiettivo, diciamo, la coesione sociale attraverso il confronto culturale, la conoscenza, lo scambio. Quindi il nostro compito, diciamo, è organizzare una serie di incontri, di progetti, di favorire tutte quelle occasioni che permettono alle persone di conoscersi, anche se sono di etnie diverse,
e valorizzando anche le differenze che spesso e volentieri sono un valore aggiunto di cui non avere necessariamente paura, e quindi questo è il nostro... Bene, allora la sua presenza è doppiamente interessata perché oggi si scontrano amichevolmente sul campo culture ed etnie diverse. Esatto, e questo è il motivo per cui noi sosteniamo questa iniziativa, ci sembra significativa perché lo sport è sicuramente un veicolo molto importante di confronto, non ci sono davvero tantissime iniziative in questo senso, e quindi ben venga l'UPF che ormai da tempo tradizionalmente organizza questo torneo. Io poi in particolare sono affezionata moltissimo al CPA perché per molti anni ho lavorato e coordinato il CTP, quindi conosco molto bene questa realtà e sono contenta di sostenere questo torneo che fa conoscere anche i ragazzi, li fa confrontare. Bene, è una bella iniziativa, molto bella. Abbiamo con noi Roberto Mazzo che è il presidente dello Sport Juvenilia Monza. Oggi sui vostri campi è in gioco la solidarietà. Certo, oggi siamo riusciti a organizzare assieme a Chierico, che è una persona molto attiva nel mondo del sociale, questa bella manifestazione dove si fa giocare, dove giocano un po' tutti i ragazzi, un po' diciamo ragazzi che hanno avuto un po' di sfortuna, sono arrivati qua un po' profughi, un po' non profughi, un po' che sono da Mamma Rita, e si è riusciti a organizzare questo torneo in cui riescono, diciamo, a divertirsi per una giornata, a passare una bella giornata di sport. Ecco, invece i vostri giovani, i nostri giovani, come va questa squadra? Ma noi andiamo bene, all'interno del Sport Club Juvenilia siamo nati nel 1965, siamo una società storica su Monza, siamo tra l'altro assieme alla Fiamma Monza che abbiamo rilevato 3 anni fa, e quindi siamo assieme abbiamo un gruppo di 400 ragazzi e ragazze, e ci dividiamo su 3 campi, lo Stadio Sada, l'oratorio di Via Silvio Pellico e il campo di Via Giotto. Abbiamo 25 squadre al nostro attivo, per cui un numero molto alto, e abbiamo fatto un po' di tutto. Ieri le ragazze hanno giocato nella semifinale nazionale juniores, i ragazzi hanno vinto parecchi tornei, hanno giocato un po' tutto, ma l'importante è che si divertano, siano presenti e giochino sempre, questo è un po' il nostro spirito. Bene, allora sport, solidarietà ed amicizia qui al Sada.